Oggi ho deciso di trasformare la survival di Corel MC come non l'avete mai vista. Ciao a tutti ragazzuoli, come state? Io spero bene. Io sono ZRLOAD e oggi vi do il benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi ho fatto la cavolata più grande di tutta la mia vita. Ho scaricato delle shaders, ragazzi, pesantissime che mi hanno letteralmente fatto implodere il computer. E non è uno scherzo, perché io sono il ReLOAD che vi parla in post edit. E ragazzi, vi posso dire che con OBS aperto, questa shaders che trasforma Minecraft in 4K e non vi scherzo, il computer mi stava quasi per esplodere. Però io lo so che voi volete il video dove praticamente mi è esploso il computer e adesso ve lo faccio vedere, non vi preoccupate, non abbiate leggermente un pochino di pazienza. Ragazzuoli, prima che inizi questo video ci tengo a dire una cosa, questo video deve raggiungere 50 mi piace per il prossimo episodio all'interno della survival di Coral MC. Ah, inoltre, mi stavo dimenticando, se non sei ancora iscritto, iscriviti. Non c'è bisogno che te lo dico io, giusto? Dai, che stai aspettando? Ti regalo due shulker piene di totem a 5 milioni. Ma ragazzi, ma che regalo è se poi me lo fai pagare 5 milioni? Ma scusami, ah. Ok ragazzi, ci siamo. Sto per fare la cavolata più grande di tutta la mia vita. Ovviamente voi questa lobby l'avete vista davvero tante volte. Però come l'avete vista così non l'avete mai vista. Infatti sto per installare le shaders. Fare esattamente 3 secondi. 3, 2, 1, let's go. Ragazzi, sì, diciamo che mi sta esplodendo il computer. Non so se sia normale, però sento il computer che fa un rumore abbastanza di ventole, abbastanza brutto, devo dire. Veramente un fisso che l'ho pagato un bel po' di soldi, devo dire. Però non lo so, fa un bruttissimo rumore, sembrerebbe quasi che stia per esplodere. Comunque, ragazzi, ma voi guardate che figata, tutti i riflessi per terra. Cioè, sembra veramente di star giocando la survival di Corel MC, però in 4K. Tutto questo insieme di luci. Praticamente, guardate che figata questo raggio di sole che praticamente entra dallo scorcio della montagna e arriva fino a non so dove, penso fino a là. Quindi, in teoria, se io mi metto davanti il raggio di sole, dovrebbe fare la mia ombra, in teoria. Sì, ragazzi, guardate, non so se si vede, però penso di sì. Che figata! Guardate che figata, anche la mia ombra col pet che si vede. Cioè, io infatti ho un pet e nell'ombra si vede, mamma mia! Cioè, non so se state capendo la qualità di questa immagine. Io poi sicuramente in post-edit ve la migliorerò ancora di più per farvela vedere ancora più bella, quindi sì, ragazzi. Scrivetemi ora un bel commentino, sei un grande reload, perché veramente il mio computer non sta reggendo tutto questo. Però devo dire che comunque i miei 90 FPS, ragazzi, me li sta facendo senza problemi. Cioè, me la regge tranquillamente con OBS aperto. Minecraft in qualità altissima, perché io, ragazzi, Minecraft lo gioco con tutte le cose al massimo. Devo dire, raga, che pur essendo un server, quindi essendo che siamo in un server, solitamente i computer laggano di più. Devo dire che non sto laggando, raga. Ovviamente non può mancare di vedere anche la mia land con questa shaders, ragazzi. Guardate che figo i riflessi dei blocchi di oro, di ferro, di smeraldo. Guardate come viene riflesso il blocco. Sembrerebbe quasi di star giocando, ragazzi, con la nuova tecnologia Nvidia chiamata Ray Tracing, che è una tecnologia che appunto hanno a disposizione solamente alcune determinate schede video della generazione 3060, comunque cose abbastanza evolute che io non ho. Ovviamente io non ho una scheda video purtroppo RTX, quindi no, non sto giocando con il Ray Tracing ma con una semplicissima shaders pack. Poi guardate quest'effetto tipo di bagliore che viene dato dai beacon, è una cosa troppo... Non lo so, raga, non ve lo so spiegare. Sembro tipo un bambino quando gli viene dato il gelato. La stessa cosa sono io, ragazzi. Tipo, io sono un bambino in questo momento, però con delle shaders. Comunque, ringrazio questo ragazzone che mi ha deciso di costruire un piccolo tempietto. E il ragazzo si chiama Daspa30D. Ti ringrazio, caro, sei un pazzone, quindi grazie mille di questo regalo. E non so se notate che anche le foglie si stanno muovendo. Cioè, non so se voi lo vedete, però penso proprio di sì. Cioè, lo vedete che comunque le foglie si stanno muovendo in questo caso. Ovviamente, che fa, ragazzi? Non la proviamo pure l'acqua? Ovviamente sì, proviamo pure l'acqua. Quindi immergiamoci. Ok, raga, sì. Tutto con questo effetto, come se filtrasse la luce, che si vede poco. Questa penso sia la texture pack, ragazzi, più bella che io abbia mai provato. Ma non in generale sulla survival, dico proprio su Minecraft, su tutto. Minecraft. Gli spawner, raga, con quegli occhi che si vedono, vi devo dire che mi fanno quasi paura. Con questi occhi così viola che ti guardano, ti fissano. Mamma mia, che paura, ragazzi. No, no, non voglio più guardarli. Guardate le ombre.
E guardate i riflessi del sole verso questi blocchi. Cioè, non so se state capendo la bellezza di questo video. Eh sì, raga. E poi non avete idea di questa texture pack come si presenta di notte, con una torcia in mano. Adesso ve la faccio vedere, perché non vi preoccupate. Dopo andremo a vedere anche il Nether, dopo andremo a vedere anche il portale dell'End. Vedremo un sacco di cose. Ok, ragazzi, è diventata notte. Vabbè, diciamo che ho utilizzato qualche piccola impostazione del Lunar, però questo non lo diciamo. Per appunto farvi vedere anche la luce che fanno i beacon e il raggio, raga. Cioè, praticamente si vedono solo i beacon. Io spero solamente che in edit l'immagine si veda abbastanza chiara, perché se si vede scuro ovviamente io ve la alzo, quindi non vi preoccupate. Però devo dire che io comunque ci vedo, pur avendo diciamo una shaders che le ombre le marca davvero tanto. Ovviamente guardate anche la luce, raga. Cioè, guardate tipo l'effetto della luce che fa. Cioè, non so se mi state capendo quanto è figa. Guardate anche la torcia. Tipo, la torcia, ragazzi, sembra di avere un fuoco nelle mani, cioè non so se mi sto spiegando bene. Ok, ora è arrivato il momento che so che tutti voi stavate aspettando, quello di andare nel Nether, perché diciamo abbiamo visto abbastanza del mondo normale. Adesso è il momento però di andare agli inferni di Minecraft, della survival di Coral MC ovviamente. Accendino alla mano, prepariamoci ad accendere il portale, accendiamolo. Oddio mio, regà. Guardate che effetto che dà il portale, come se tipo fosse invisibile e risaltassero soltanto le particelle viola. Entriamo, ragazzi, dai, sono molto curioso. Stiamo attenti, ma quanti portali ci sono, ragazzi? Quanti portali esistono nella survival di Coral MC? Uno che sta là sotto. Due, uno rotto e siamo praticamente a tre, si può dire quattro. Ragazzi, ma 5. Ai, non ci vedo niente, raga. Aspettate che sono caduto in un buco. Ok. Ragazzi, ma cioè voi vi passate il tempo a costruire portali nel ai, stavo cadendo. Oh, mannaggia, pensavo fosse la lava, mamma mia, che posto pericoloso che è il Nether. Esploriamo un pochetto, dai, sono curioso, sperando di non morirci, anche se fondamentalmente ah no, ho il piccone in Netherite, raga, con un tocco di velluto, non lo vorrei perdere. Ok, ci dovremmo essere. Questa volta però, ragazzi, facciamo attenzione, non voglio morirci, anche perché ho perso un piccone di netherite che, raga, mannaggia la miseria, era troppo bello. Però vabbè, dai, si può rifare, non è un problema. Allora, devo dire, ragazzi, che questa shaders trasforma il Nether davvero in modo figo. Cioè, tutto questo effetto di nebbiolina, tutte le particelline. La lava come se fosse più luminosa. Ragazzi, devo stare anche attento a capire qual è il mio portale, perché se io poi sbaglio portale, vabbè, sì che posso tornare comunque, non è un problema. Però non lo so, non vorrei spawnare in qualche base di qualcun altro e magari morirci, anche se non ho niente fondamentalmente. Però vabbè. Però mi piace, ragazzi, mi piace veramente tanto il Nether con questa shaders. Yay. Ah, qua è stato fermato anche il corso della lava. Che qualcuno ha fatto una base? Può essere che hanno fatto una mini base nel Nether? Non credo ci sia qualcuno che faccia basi nel Nether, però boh, non si sa mai. E tu fammi sapere con un commentino se hai mai fatto una base nel Nether, perché adesso mi è venuta la curiosità. Adesso però è arrivato il momento di vedere anche l'End come si presenta con questa shaders, quindi buttiamoci immediatamente nell'End e non perdiamo tempo. Facendo slash warp end, in teoria dovremmo essere tippati nell'End. Vediamo se ho ragione, non sto dicendo una cavolata. Sì, dovremmo essere nell'End, ok. Madonna mia, regà. Ah, c'è il PvP attivo, c'è, quindi devo stare attento a non farmi uccidere. Trapper Enderman. No, 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 lasciatemi in pace. Non mi uccidete. Sono qua solamente per guardare questo end. Come si presenta l'end? Mamma mia, regà, che figata l'end con questa shaders. Tutte queste particelle, regà. Penso onestamente. No, 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 no. Vabbè, niente. Bene, adesso me ne scappo e me ne vado verso di qua, va. Ho capito, sono un bersaglio troppo facile. Quindi mi devo un secondino nascondere, così magari le persone non mi vedono e mi lasciano in pace. No, bro, stai attento, tu non mi inseguire. Io non vedo te, tu non vedi me. Facciamo così, dai, penso sia la cosa migliore. Dai! Chi è che mi sta colpendo? È stato attaccato da Addi bellissimo. Non mi dire che sono in Vanish, raga, porca miseria, con la pozione. Sì, è con la pozione, lo vedo. Dai! Dai! Lasciami in pace! Ah! Un'armatura mi insegue! Mi insegue un'armatura! Aiuto! Ma che sto vedendo, raga? Guardatela, guardate! Adesso dovrebbero inseguire me, forse, in teoria, non ve lo so dire. No, lasciami in pace. Io non guardo te, non guardi me!
No! Lasciami in pace! Ti prego, lasciami in pace, io non vi ho fatto niente. Sono qua solamente per guardare l'End. Ah, no! No, mi stanno inseguendo in 2000. No, sono morto, raga. No, che cacchio? Dai, vabbè, raga, ma siete pazzi, siete. No, vi prego. I totem, buono, 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 buono. I totem, no! No! Scappa! No, ragazzi. Ma con quale voglia? Vabbè, io mi butto nel vuoto, ma ho capito, raga, ciao. È stato un piacere giocare con voi. Ebbene, ragazzuoli, per questo video era tutto. Questo era semplicemente come trasformare la survival di Core LMC in 4K, praticamente utilizzando questa shaders. Ricordo di lasciare un bellissimo mi piace a questo video, ma soprattutto di iscrivervi, perché ragazzi, se continuo a portare contenuti è solamente grazie alle persone che giornalmente si iscrivono. Quindi iscrivetevi, perché io vi voglio bene e voglio che anche voi mi vogliate bene. Quindi iscrivetevi che è gratis. That's it, reload è tutto. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Un bacione a tutti, ragazzuoli. Ciao ciao. Mua.